Ciao Dave. Ska. Cosa abbiamo qui di bello? Allora, cosa particolare, con Zendikar Arising, rinascita di Zendikar, non abbiamo i mazzi base. Come li abbiamo sempre... Ma no, ma sì. Dai, alla fine quei mazzi lasciavano un po' il tempo che trovavano, nel senso che come giocabilità così difficilmente c'era dentro roba interessante. Wizard ha detto, ma qual è il formato che va di più in questo momento? In questo momento, perché... per il cartaceo indubbiamente è Commander. Quindi hanno fatto l'upgrade. Esatto, quindi facciamo mazzi Commander. I mazzi Commander solitamente costavano 35-40 euro quando uscivano. Eh sì. Facciamoli costare meno, sulla ventina. Bello, bello. Ci piace. E abbiamo dentro carte solo ristampe brutte? No. Abbiamo anche dentro tre carte nuove, che sono indicate dietro, ma poi le vediamo, ragazzi. Ok, nel dettaglio. E una leggenda foil. E tra l'altro le carte... sono tutte ambientate su Zendikar, ci sono anche delle ristampe di edizione comunque carine, quindi il prezzo si è abbassato, ma abbiamo sempre 100 carte con un buon value, quindi assolutamente è un prodotto must buy. Poi io ho visto, c'è tra l'altro scelta abbastanza particolare, partiamo con un Dimir e un Naya. Allora, così sì, accontentiamo tutti e cinque i colori. Esatto, questo è assolutamente top, e tra l'altro uno dei due mazzi, dai, iniziamo da questo, ha una delle tematiche che chiaramente Zendikar richiama, quindi Landfall, terraferma. Chiaramente c'è dalla primissima Zendikar ed è una delle abilità che piacciono di più ai giocatori. Qua brutalmente lo sto stracciando, mi spiace. Tranne me, sapete perché a me non piace Landfall? Perché è legato al verde, non c'è modo. Bravissimo. Visto che storia. E siccome io lo subisco il Landfall, a me non piace. Allora, invece che un dado segnavite, perché no, i ma di 20 questa... per Commander non vanno bene, perché questa da 40, è una cosa fighissima, ragazzi. Sono spin down, va benissimo, è carino. Vabbè, il solito librettino che sapete che io lancio. Abbiamo un portadeck che deve essere giustamente più sostanzioso contenendo 100. E guarda, a vederla a colpo d'occhio non ci metto la mano sul fuoco, ma sembra che l'abbiano fatto intelligente, che ci stiano anche le carte imbustate, non come quelli che facevano una volta dove non ci stavano. Eh sì, infatti, ragazzi, attenzione, infatti, attenzione, che Wizard upgrade. Finalmente l'ha capita. Che upgrade! Finalmente Wizard l'ha capita. Se non volete usare le scatolette di plastica, o comunque fare come me che avete tutti i mazzi da collezione con sul nome, questo è fantastico, così è comodissimo. Partiamo dai token. Abbiamo anche i token. Eh sì, perché in Commander di solito si usano abbastanza carte che creano abbastanza token. Eh? Sì, 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 assolutamente. Che cosa abbiamo? Token. Allora, alleato core, alleato che non me li hanno ristampati dentro all'edizione di questa rinascita di Zendikar. Io sono cattivissimo, cioè arrabbiatissimo, perché hanno messo sto party. Mando party se non mi fai l'alleato. Ma che i party potevano tenerlo per l'edizione di D&D, però fa niente. Alleato core, core è una razza legata a Zendikar, gli uccellini molto carini, l'elementale sono top. Legati agli no, alleati. No, esatto. Guarda, questo elementale super uber muscoloso e saprolingio. Insomma, vabbè. Poi le bestie e l'elementale che ci fa capire che c'è Omnat, signori. È una delle ristampe assolutamente con più value. Allora, guardiamo la nostra leggenda esclusiva, che è una novità. Obun, antenato di Muldaia, come dicevi te, è Naya più uno colorless, è un 3-3, spirito elfo. Non avrei mai detto che era elfo se non me lo dicevano. All'inizio del combattimento nel tuo turno, fino a una terra bersaglio che controlli, diventa una creatura elementale XX con travolgere e rapidità. Ah. Fino alla fine del turno questo, dove X è la forza di Obun, è ancora una terra, quindi senza cose strane lui è un 3-3, ogni turno animiamo una terra che diventa un 3-3 fino alla fine del turno. Di base. Landfall, quindi terra ferma, ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto tuo controllo, metti un segnino +1/+1 su una creatura bersaglio. Come lo sapevo io che andava a cifrarsi? Quindi o ci pompa se stesso o un'altra creatura, oppure lo possiamo anche fare animando una nostra terra, e poi dopo nella seconda fase principale fare Landfall e mettere +1/+1 sulle nostre terre che resteranno. Vabbè, insomma, ci sta. Se siete amanti del generis, tipo me, guardiamo il malloppo di carte, magari ci soffermiamo su quella un po' più carina, perché chiaramente due mazzi da 100, se no il video diventa lunghissimo, diventa centenario. Sentinella dei tesori è una carta esclusiva del mazzo, costa 4, il disegno mi piace molto, due colorless, due bianchi, un 3-4, bestia felino, cautela, landfall, ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, esilia una carta permanente bersaglio con costo rimana convertito 3 o inferiore del tuo cimitero. Però
E perché lo dovremmo fare? Perché quando la sentinella dei tesori muore, mettiamo ogni carta permanente esiliata in questo modo sotto il controllo nostro, quindi cioè, ci ritorna sul campo di battaglia, esatto. Ok, quindi tutte le volte che facciamo landa, rimuoviamo dal nostro cimitero dei pezzi, quando lui morirà, quei pezzi ci tornano. Quindi andiamo a fare un riciclo totale del cimitero. Mica mai, beh, totale, solo dei pezzi piccoli, però non male, tra cui anche le terre, perché parla di permanente. Diventa interessante. Quindi per assurdo andiamo sfecciamo a sfecciamo infinito, gli mettiamo tutte le terre sotto, quando lui muore rientrano tutte le terre, triggeriamo x volte tutti i landfall. Potrebbe essere davvero interessante. Terza e ultima carta new entry di questo mazzo, Furioso dei Geodi. Geodi. Allora, costa 6, 4 e 2 rossi. Un 4-3 elementale con attacco improvviso. Attacco improvviso va sempre bene. Landfall. Ogni qualvolta una terra entra in campo di battaglia sotto il tuo controllo, sprona ogni creatura controllata da un giocatore bersaglio. Allora, spronare è un'abilità particolare che non abbiamo visto spesso. Dai, Dave, dicelo! Dicelo! Che cosa fa spronare? Dicelo! Fino al tuo prossimo turno, quelle creature attaccano in ogni combattimento un giocatore diverso da te, se possono farlo. Praticamente andiamo a obbligare in partite multiplayer. E multiplayer diventa una carta. Esatto, quindi quella tua bestia attacca per forza, ma non me. No, not bad. Poi nel mentre vedete sullo sfondo Bob che sta sistemando Dragon Ball. Ciao. E no, perché giustamente dice, ma chi è quello là? Chi è quello là? Angelo del Monito. Questo mitica ristampata fortissima per Massi Landfall, è davvero ottimo. Angelo di Emeria anche. Carta davvero mica male con questo Shami. Pastore di Emeria. Era della rivelazione, questa qui non è proprio di Zendikar ma di Amonkhet, però comunque forte. Esplosione planare, Titano solare, beh, lui è un classico, lui ma lo amo. Se giochi bianco in Commander tendenzialmente lui è una cartona. Però si gioca la versione foil promo. Allora, promo o non promo non lo so, però foil sì. Per sempre insieme. Sì, che bello! È forte. Abbondanza, altra ristampa good, davvero good ragazzi. Riparazione luminaria, Multani è un'altra mitica, come vedete ci sono anche le mitiche nonostante il prezzo davvero irrisorio del mazzo, è molto forte con le terre, sì assolutamente, rinnovamento di Nissa, i Balot Infuriati, questi qui sono rari ma erano mitici all'epoca, sì. Ok, quindi hanno avuto un downgrade di rarità e queste sono tra le carte con landfall più forti in assoluto perché sono dei 6-6 con Travolgere a costo 6, quando facciamo terra mettiamo in gioco una bestia 4-4, ragazzi è davvero forte il Balot. Sono 10 danni sul campo. Esatto, ritorno alla lingua selvaggia, rituale d'abbondanza non male, difensore silvano, risvegliatrice delle terre selvagge, tornado vivente anche qua per riciclarci le terre, noi veramente vogliamo terra, esatto, tornado. Vabbè, andiamo avanti. Mina Eden è forte ragazzi, ci permette di giocare una terra addizionale in ogni turno, poi un 4-4 a costo 4 e ci permette anche di riprendere in mano terre, quindi farci fare landfall più volte. Ok, eccolo qua, Omnath, l'Ira Locus, altra mitica del mazzo. 5-5, costa 7, è vero, ma ogni volta che facciamo terra mettiamo in gioco una pedina 5-5. Ok, ogni qualvolta lui o un elementale che controlliamo muoiono, infliggiamo 3 danni dove vogliamo, quindi sono dei fulmini a gratis. Tra l'altro la pedina che mettiamo quindi è elementare, quindi anche quella assolutamente lì. Sì, davvero forte. E la Meridiana, comunque è una cartina sempre interessante, quando fai landfall ti permette di pescare tanto. Terra rara anche, come vedete ci sono pure le terre rare animabili nei mazzi. E poi dopo, beh, adesso dovremo passare ad una rarità un po' più bassa, ma rimozioni forti. Condannare c'è stato un periodo in cui si giocava un sacco, eh. Cartografa va benissimo. Melmaci dà una rimozione spost, ma che toglie quasi tutto, esatto. Il gigante è davvero enorme perché ci permette di rampare, poi quando entra in gioco lui è grossissimo. Itinerario tortuoso. Lo so che è verde, Scama, tu non devi odiare il verde, guarda. Ci sono, sì. C'è anche Arrow, che insomma Arrow è davvero green forte. Arrow. La spedizione green, tutto green, qui è tutto green. E ciù, confini. No, sono allergico. Ragazzi, ci sono un sacco di ristampe staple, ok? Davvero, vabbè, l'anziano scherzi. Di Avimaya, questo è scherzi è a parte, c'è veramente un botto di carte di altissima utilità comunque. Sì, decisamente. Decisamente, veramente, sì. Veramente un bel mazzo. Poi ristampano qui i sigilli. Sigillo arcano che erano davvero diventati difficili da trovare e hanno anche un certo valore. Sì, perché erano quelli di Mirrodin. No, questi qui sono stati stampati solamente nei mazzi Brawl usciti con il Drain. Quindi, insomma, davvero
erano abbastanza difficili da trovare, ok? Sorring, che è una ristampa che fa sempre piacere. Sì, strano ma forte, cioè nel senso, fa sempre piacere. Command Tower, e vabbè, chiaramente le fetch sono le terre selvagge in evoluzione, nel senso, non ci sono vere e proprie fetch. Eh no, però, cioè, per 20 euro, distesa terramorfica, abbiamo un po' tutto quello che potremmo fare a prezzo economico. Poi vabbè, credo che siamo arrivati alle terre base. Io direi che per 20 euro veramente no, è una bomba. Per, come rapporto qualità-prezzo, difficilmente sono stati fatti mazzi di questo livello. Rapporto qualità-prezzo, imbattibile. Io spero che adesso il Dimir, su cui ho messo gli occhi io, sia anch'esso all'altezza, allora, di questo. Considera che a me Landfall piace tantissimo come meccanica, ma qui andiamo a millare, andiamo a macinare. Che a me piace tantissimo come meccanica, anche io adoro davvero. Infatti l'unico mazzo modern che al momento ho mottato ancora è il Mill, quindi andiamo ad aprire, a distruggere anche questa confezione. Tanto sappiamo adesso che dentro ci saranno confezioni per contenere il prodotto veramente degni di questo nome. Ecco qua, togliamo la carta. Via. Oh, okay. Abbiamo ucciso Luca. Lo spin down è sul viola, mentre l'altro era sul verde, stanno anche bene assieme. Però giusto per far sapere anche chi è Luca. Ciao Luca. Ciao. Questo è un posto animato questo, no? Allora, wow, che bello questo token della fatina. Ehi, lo spirito. Mi sono già innamorato. Allora, abbiamo token Tottero, Farabutto Goblin, bello come disegno. Urattina. Sì, che belli. Il microbo, quindi avremo qualche Living Weapon. Oh sì. Io spero in quella Living Weapon. Vediamo un po'. E un botto di spiritelli. Io con gli spiritelli ci vado a nozze, però. Allora, partiamo da Anowon. Partiamo dalla carta gnocca. Che lui è un personaggio legato a Zendikar che già conosciamo, ma non l'abbiamo mai visto in questa forma. Allora, costa 4, è un 2-4. Abbastanza in forma. Abbastanza in forma, sì, anch'io. Un farabutto vampiro che dice che gli altri farabutti che controlli prendono +1/+1. Ora, qui abbiamo un po' di token farabutto spiritello volanti. Stanno volando. Se già sti 1-1 ci diventano dei 2-2, mi sembrano forti. Ogni qualvolta uno o più farabutti che controlli infliggono danno da combattimento a un giocatore, quel giocatore macina una carta per ogni danno che gli è stato inflitto. Ragazzi. Se il giocatore macina almeno una carta a creatura in questo modo, peschi una carta. Quindi potremmo macinare tantissimo, al massimo peschiamo uno. Però, bello, mi piace. Tra l'altro l'arte è stupenda, la foilatura rende bene. Bella carta esclusiva di questo mazzo. Ragazzi, sono emozionato. Stemma radico. Ecco, qualcuno dà consigli da fuori, però dice la cosa vera. Dice una cosa vera. Qua lo stemmino ci sta veramente di brutto. Vediamo se magari allora c'è dentro. Guardiamo prima le carte esclusive, che come abbiamo detto sono tre, la leggenda foil più due non foil, peccato. Ladro enigmatico, costa 7, è un 5-5 farabutto sfinge, sfinge farabutta strano. Stavo dicendo, costa 7, però ha predatore, che cosa vuol dire? A 4 la possiamo lanciare pagando il costo di predatore se ha inflitto danno da combattimento a un giocatore in questo turno con una sfinge o un farabutto. Quindi se abbiamo fatto danno col farabutto, invece che castarla a 7 la castiamo a 4. Ora, un 5-5 volante a costo 4 già a me piace. Enorme. Però che cosa avrà? Un'altra abilità. Ovvero, che quando entra nel campo di battaglia, per ogni avversario, fai tornare fino a un permanente non terra avversario che controlla in mano al loro proprietario. Quindi ci rimbalziamo un rimbalzino. Facciamo un 5-5 volante a costo 4 e ti rimbalzo pezzo. Siamo in 2, 1 contro 1. Se è multiplayer rimbalzo 2, 3, 4 pezzi. Top. Oh, mi sono innamorato. Allora, pugnale di mormoracciaio, questo acciaio parla, ti bisbiglia, cosa dice? Dice che costa 3. È un equipaggiamento, la creatura equipaggiata prende +2/+0 e questo vabbè non è un granché, anche perché equipaggiare costa 3. Però abbiamo un'abilità: ogni qualvolta la creatura equipaggiata infligge danno da combattimento a un giocatore, puoi lanciare una magia creatura dal cimitero di quel giocatore in questo turno, ok? E puoi spendere mana come se fosse mana di qualsiasi colore. Quindi, se la creatura equipaggiata ti fa danno, io guardo il tuo bel cimitero e scelgo cosa dico castare. Ma a me piace tantissimo quell'Omnath elementale con Landfall che abbiamo visto prima. È verde e rosso, ma chi se ne frega, perché io posso pagare qualunque colore per giocarmelo. Però lo casto, quindi pago per giocarlo. Sì, sì, beh, fosse stato gratis, ciaone, per amor del cielo. Però comunque non male, ok? Poi, Folla Famigerata, carta che ultimamente ha avuto
anche un certo interesse e ci permette di creare le pedine farabutto che abbiamo visto prima. Ristampa mica male, assolutamente. Fagiolo e flotte, vabbè, questa qui è una ristampa un po' meno interessante. Identità rubata, questa a me è sempre piaciuta. Un po' complicata da far partire, però cifrare è un'abilità che... è sempre stata una cosa un po' macchinosa. Esatto. Però è davvero interessante perché ci permette di creare delle pedine di una creatura. O artefatto anche, attenzione. E eventualmente riuscire a copiarne più di una. Attenzione. Risveglio fatidico, vabbè. Anche qua abbiamo... Anche no. Sì, che costa 7, però... Era troppo Conti invece è davvero forte. Sì. Anche qua ci permette di giocare carte dell'avversario in modo un po' differente perché guardiamo la cima del mazzo e però le possiamo castare con qualunque mana ed è molto forte. Un 2-3 con detta c'è questo. Piccola cosa, ricorderei... Che farà butto anche lui. No, per chi magari sta sottovalutando il dettaglio, perché comunque abbiamo già visto tante carte che sfruttano comunque il Grave dell'Oppo. Certo, sì. Ragazzi, ricordiamoci che con questo mazzo noi puntiamo a riempirlo il Grave dell'Oppo. Ah, chiaramente, sì. Quindi cioè, ha veramente un ritorno interessante. Credo che sia la prima volta che un mazzo venga strutturato in modo tale da non solo millare il mazzo dell'Oppo, ma da sfruttare pure quello che gli milli. Sì, perché chiaramente vincere partite in Commander macinando tre avversari è lunga. Dico che è quasi impossibile, ce la si può fare, però devi vedere davvero tutto, eccetera, eccetera. Se invece tu parti milli magari mezzo mazzo e da lì e vai a prendere delle chiusure, cose, non è male, esatto. Cioè, le tolgo a te e le uso io. Corretto. Bellissimo. Corretto. Sulla Shady Garruk è una rimozione che costa tanto, costa 9, ma mi è piaciuto un sacco sempre, perché distruggi tutte le creature che non controlli e tutti i Planeswalker che non controlli. Quindi fai davvero una pulizia di board totale, ma non sulle tue. Sì, quindi ci piace. Good. Selezione necromantica, l'ululatore notturno, beh, questo chiaramente a conferire, quindi diventa un incantesimo sulle creature che prendono più XPX dove sono le creature in tutti i cimiteri e quando la creatura a cui è stato conferito questo incantesimo dovesse morire ci entra in gioco. Erano i tempi enorme. Dei figli degli dei questo. Sì, dal Teros. Ogre padrone dei Tuguri mi è sempre piaciuto un sacco anche per il flavor che ha. Ogni volta una creatura non pedina muore. Non nostra, muore in generale. Creiamo dei ratti 1-1 e tutti i ratti che controlliamo hanno detach, quindi è molto molto forte. Primordiali, vabbè ragazzi, in Commander sono fortissimi, chi gioca Commander sa già che i primordiali sono davvero forti e con questo ancora andiamo a giocare creature dagli avversari dei cimiteri. Già. L'aberrazione distruttiva, tanta roba enorme, cimiteri ciccionissimi. L'Azav, non poteva mancare. Sì. Ladro di concetti. Anche qua, se qualcuno sta per pescare con questo, non lo riesce a fare tanto bene perché peschiamo noi. Una carta che in Commander è sempre piaciuta, è stata una delle primissime staple per chi voleva millare e giocare con i cimiteri. Stampata più volte, però fa sempre bene, fa sempre piacere. Mi e sta sempre un esaltando suo un casino questo mazzo. Uno dei comandi, questo qui è da Invasion, non lo vedevamo. Sigo, un'altra carta davvero forte. Questa giocata non solo in Commander. L'Anda Tenebrosa. Yes, sir, corretto. Davvero Maro. Forte. La Black Blade, vabbè, qua solo perché c'è scritto Black Blade, io sono contento. Esatto. Mucchio d'ossa. Attenzione. Mucchio d'ossa. Abbiamo armi ecco perché viventi. Abbiamo l'arma vivente, quindi col microbo di prima. Più X pari alle creature in tutti i cimiteri. Ed equipaggiare costa solo 2. Qualunque nostra bestia sarà enorme. L'obelisco di Urd. Ecco, qua non abbiamo, come si diceva prima, lo stemma araldico, però con l'obelisco di Urd io scelgo farabutto, tutti i nostri farabutti prendono +2/+2. E non è uno stemma araldico, no, però vabbè. Avendo convocazione lo possiamo giocare davvero pochissimo. Ah, ok. Stemma costa 5, questo potenzialmente questo lo cali anche a 2, per veramente dire. A e dare +2/+2 a uno a sciame 2. Di volanti mi sembra già comunque interessante. Sì, decisamente. Faccio artiglio, un'altra cosa, con Living Weapon, esatto. E siamo arrivati alle Uncommon, ok? Factor Fiction, beh, fortissima. Carta storica. E poi forte. Un bel po' di spiritelli. Questo anche, lo adoro. Farabutto, lo farabutto adoro. Questo, ragazzi, è veramente una bomba con antimalocchio. Sì. Ma guarda che ci sono un sacco di carte, come dicevamo, anche strategie, non è per niente male. La spiritella a livello notturno è buona. Insomma, anche qua la lama non può essere bloccata, quindi va a millare e entra in piena sinergia. Ce ne sono diverse di carte imbloccabili, come vedete. Sono piccolini, ma vi assicuro che poi alla lunga... Guarda quante carte imbloccabili. Tu mettigli sopra una Living Weapon che gli dà
più 16 più 16, ma è anche poco, potrebbe essere pure di più. Insomma, non male, spettacolo. Ok. No, ci sono davvero tante, tante carte. Vabbè, omicidio, rimozione brutta, per amore del cielo. Però anche qui andiamo a potenziare tutta la sinergia tribale dei farabutti. Risuscitare, ancora andiamo a giocare dal cimitero. Sir Conrad a me è sempre piaciuto un sacco, soprattutto per il limited, va detto. Però con Dominaria questa carta era sbroccatissima. Tagliagole di Zulaport, giocata in tutti i formati. Certo, quando la carta c'è tagliagole nel nome è sempre bella. E poi, esatto, sigillo, sfera del comandante, anche non male. La runa chiave, medaglione, sigillo di Ymir. Pietra della mente, ok, la Mindstone, Soaring, ancora, per il comando, le terre, vabbè, ci sono gli acquedotti. Insomma, ragazzi, passaggio dei farabutti non poteva mancare. Giusto, giusto, giusto. Poi qua ci sono tutte le carte comunque di Zendikar nuove. Il Tritone a me piace molto, per esempio. Anche Ruba Pensieri Volteggiante è straforte. Sì. Perché fin tanto che uno dei tuoi avversari ha 8 più carte nel cimitero, tutti i farabutti vengono potenziati. Ogni qualvolta uno più farabutti che controlla e attaccano, andiamo a millare due. Cioè, sì, no, è tantissima roba bella. È davvero un bel mazzo. Anche questo è per 20 euro, ragazzi. Ragazzi, cioè, veramente spettacolare. Sono rimasto, giuro. Cioè, allora io ammetto, mi sono fatto praticamente il non mi sono fatto spoiler, ok? Ho visto per la prima volta i mazzi mentre registravamo, ok? E devo dire che veramente che bomba. Sì, ottima sì, scelta, sì. Mamma Wizard, veramente. Tanta roba, anche questo... perché poi tra poco esce Commander Legend, lì avremo altri mazzi. Anche lì i mazzi dovrebbero avere questo range di prezzo. E se mantengono questi prezzi e questa qualità, boh, cioè, il formato ci guadagna. Si può chiedere tantissimo. Poco di più, davvero. Cioè, forse cioè, un po' veramente. Più di foil, ecco, solo questo. Ecco, magari ecco, qualche foilino però, in più, però, se però, ce la potete però, dare, noi siamo più contenti. Roba. E anche i portadeck, che sono di cartone, è vero, però finalmente hanno la dimensione giusta. Per contenere tutto, sì. Top. Ok. Sì, 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 sì. Bella lì. Ragazzi, bello. Ottimo prodotto, grazie per averlo visto. Non esitate a comprarlo. Esatto. Perché se giocate con Commander così, questo è davvero consigliato. Se ci chiedete con quale mazzo potreste iniziare a giocare con Commander, va benissimo, ragazzi, entrambi. Sono, però... sono appena usciti e sono fantastici entrambi, veramente. Corretto. Li consigliamo. Ci prendiamo proprio questo onere, onore, veramente. Sì. Va bene, veramente. Ragazzuoli, dai, al prossimo video. Al prossimo video. E buon divertimento. Ciao, ciao, saluta Bob. Ciao. Saluto anche da Luca, il nostro Dave. E c'è anche Scott.